Allora, io intanto vi do un grande, 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 grande buongiorno a tutti. È veramente un piacere poter stare insieme. Allora, tutti quelli che adesso mi sentite, per salutarci, togliete il mute e ci facciamo buongiorno tutti insieme, ok? Uno, due, tre, togliete mute, buongiorno, 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 voglio sentirvi tutti. Buongiorno, buongiorno. Sì, ok. Allora, questa lezione che in partenza appunto era prevista per i nostri allievi di Milano, perché oggi, cioè oggi insomma questo weekend dovremmo avere appunto il nostro incontro. Vabbè, è andato così e io ho detto se volete facciamo una piccola lezione insieme per proprio mantenere il contatto e poi abbiamo detto estendiamolo anche agli altri allievi, tanto siamo tutti qua confinati sulla stessa barca, gli incontri prossimi saranno tra un bel po' di settimane e cosa diceva? Che non ero connessa? No, a posto. Continuate a vedermi, eh? Sì. E quindi abbiamo detto estendiamolo a tutti perché comunque è un modo di rimanere uniti, ormai sono gli slogan che conosciamo tutti, non rimaniamo isolati, non ci fermiamo, noi continuiamo cercando di adattarsi, di avere quell'elasticità che proprio appartiene allo yoga, l'elasticità di poter comunque non rimanere confinati dentro un piccolo riquadro parlando di scacchiera del Kundalini e poter allargare comunque i nostri orizzonti e quindi abbiamo deciso di allargare questa lezione un pochino a tutti. Allora, ovviamente per chi non ha seguito ancora il posturale ci potrebbe essere qualche cosetta che vi rimane un pochino più difficile da seguire e quindi abbiate un attimino di pazienza. Io pensavo comunque, vi dicevo, dal momento in cui passeranno diverse settimane prima di poter rifrequentarci, e questo prendetelo anche per voi per organizzarvi anche la vostra vita, perché l'evidenza è proprio quella. Probabilmente quindi questi incontri cercheremo di moltiplicarli, cioè questi incontri tramite webinar cercheremo di moltiplicarli, tanto adesso, visto che ci riesco, non avrò più lo stress di mettere tutto in moto. Allora, anzi, io oggi mi ero limitato un po' a una parte pratica, teorica, voglio dire, ma qualche cosetta cercheremo anche di percepire e poi per la prossima volta cercheremo di installare un po' un set di ripresa a casa dove avrò anche più. Sì, togliete il mute man mano che vi mettete, cioè mettete il mute perché sennò sentiamo il rumore di 70-80 persone e può diventare difficile. Poi se mi dovete parlare quando comincio a spiegarvi, un attimino vi inserite. Allora, dicevo quindi la prossima volta cercherò di organizzarmi anche per avere un po' più di spazio per fare anche una parte di esercizi perché mi sembra importante anche poter praticare insieme. Allora, l'argomento che io volevo presentare oggi, devo dire che è un argomento che dal momento in cui stiamo vivendo virtualmente, non era previsto ovviamente, era il seguito di quello che stiamo facendo in realtà a Milano e dicevo dal momento in cui ci tocca vivere in un mondo isolato, in un mondo virtuale, è molto importante andare a ribilanciare tutto quanto attraverso un'attivazione, quindi a livello posturale, a livello di interiorità, che ci comunque permette di stare anche con i piedi a terra, perché credo che sia ovviamente un momento talmente particolare dove la concretezza della terra, a parte chi ha un giardino e giustamente primavera si può dedicare pienamente in maniera concreta, decisa e direi veramente
bella all'elemento terra, ma tutti quelli che sono confinati negli appartamenti ovviamente non hanno questa possibilità. E quindi l'argomento terra, l'argomento di questa struttura posturale che ha una sua azione molto importante, una sua presenza direi molto importante anche a livello del tronco, anzi il suo punto di attivazione fondamentale è proprio a livello dello spazio addome, bacino che rappresentano quindi la sede dove questo elemento terra deve poter manifestarsi pienamente e quindi ovviamente uno degli spazi fondamentali del tronco. Allora mi direte perché andiamo a, vi ho messo questa immagine che parla invece di respirazione? Questo perché ovviamente noi su questo elemento terra e anche tutto il discorso che abbiamo fatto inizialmente nei nostri primi incontri a Milano è ruotato proprio a livello del tronco su tutta la mobilità respiratoria, ci abbiamo dedicato 4 giornate intere e volevo quindi agganciarmi a questa mobilità respiratoria, agganciarla alla struttura della terra. E che nella posizione di yoga a che cosa andrà a corrispondere? Andrà a corrispondere a tutte le flessioni in avanti. E quindi andare anche a capire che cosa avviene quando noi andiamo a praticare queste flessioni in avanti anche alla nostra respirazione. Quindi che cosa avviene a livello appunto sia della nostra colonna, del nostro tronco, testa, bacino compreso, ma anche fondamentalmente alla nostra colonna vertebrale. Perché la nostra colonna vertebrale? Perché ho sempre detto anche nelle lezioni di yoga normale, uno degli elementi fondamentali che noi dobbiamo sempre tenere costante quando pratichiamo gli asana, ma non solo, e vedere che la nostra colonna possa respirare. Questo è il suo movimento assoluto, fondamentale, di base, che dobbiamo in qualunque condizione assolutamente rispettare. E quindi vedere come l'attivazione respiratoria si manifesta poi quando andiamo a praticare le flessioni in avanti. È assolutamente anche lì importante perché potrebbe subire dei grossi, diciamo, spostamenti di movimento e capire come far sì che il nostro respiro, soprattutto dal momento in cui io vado a mettere la mia colonna vertebrale in una condizione innaturale, perché per noi flettersi in avanti non è, diciamo, dell'ordinario, anche se l'anno scorso l'abbiamo visto nell'annualità di Asana, in realtà è comunque se noi dobbiamo muoverci, quindi nel nostro quotidiano, la flessione in avanti è comunque quella che sicuramente per cui il nostro corpo è strutturato per farcela realizzare facilmente, ma non vuol dire che ci devo passare la giornata. Oltretutto, anche quello che sapete è che in realtà poi le nostre torsioni, cioè le nostre flessioni in avanti si realizzano sempre andando a, diciamo, agevolarsi grazie anche alla torsione che noi abbiamo presente a ogni livello nel nostro corpo. Nostra respirazione, io ho rimesso un attimino questa immagine, anche se nelle nostre lezioni, anche di yoga, diciamo, ho cercato un pochino ovviamente di stimolare la tensione degli allievi, proprio perché lavorando sui chakra a partire dalla base, l'intervento anche lì, l'uso, l'utilizzo, il sostegno della respirazione diventa fondamentale, ma è fondamentale per il prana. E vabbè, il respiro lo sapete, per me rimane l'elemento primordiale. Allora, ho rimesso questi due disegni per rifocalizzarvi un po', quindi la mobilità di questa nostra respirazione
direi completa come la intendiamo nella pratica dello yoga, dove ritroviamo quindi il nostro diaframma con qua i trasversi. Ah, vi ingrandisco la freccia, volete? Allora, grandi la freccia, bla bla bla, eccolo qua. Preferenza di sistema. Accessibilità, monitor. Eccola qua. Bene, adesso la vedete? Bella friccione. Allora, vi dicevo quindi l'azione, ovviamente qua il nostro diaframma, sapete tutti dove è localizzata la base qua della nostra gabbia toracica, sulle nostre vertebre lombari, coniugata alla forza dei trasversi addominali, in modo tale che nell'inspiro il mio diaframma viene contenuta la sua discesa. Grazie al mantenimento quindi di questi trasversi addominali che non solo respingono quindi gli organi verso la nostra colonna lombare andando a crearci una lieve delordosi. Ok? Quindi penso che questo per tutti ormai sia chiarissimo. A questa azione quindi della base del nostro diaframma, poi ovviamente vi ricordate a Milano nell'ultimo incontro ci siamo quasi impazziti a capire nei dettagli che cosa avveniva in realtà su questa attivazione quindi del nostro diaframma, che non è così semplice come ve la sto facendo adesso, ma proprio per rifocalizzarvi bene le idee. A questa azione, quindi sulla parte diciamo periferica, la base del nostro diaframma, noi siamo andati a vedere che il nostro diaframma in realtà è attaccato qua alle nostre vertebre alte dorsale e prima cervicale con questa grossa freccia qua in grigio e qua su questo disegno in verde, che è tutta la struttura all'interno della quale sono racchiuse il cuore e i vasi sanguigni che vanno poi verso i lobi polmonari. Questa grossa sacca, come abbiamo visto, vi ricordate, che si attacca quindi sulla cupola del nostro diaframma, come vedete qua su questo disegno, tutta la cupola qua in verde del diaframma, quindi è questa grossa sacca che divide quindi il nostro torace in due, che prende un bello spazio che si attacca anche qua davanti sullo sterno, incollato sulla cupola del nostro diaframma e che in alto quindi si va ad attaccare qua alle nostre vertebre dorsali e cervicali e che quindi dal momento in cui è attaccata alla cupola del nostro diaframma andrà ovviamente la discesa tra virgolette della cupola del diaframma sarà limitata dal momento in cui io mantengo l'allungamento in alto della mia colonna, quindi dorsale e cervicale. Se invece la lascio partire, la discesa del mio diaframma non sarà quindi più contenuta da questa grossa freccia, da questa sacca endotoracica e continuerà a scendere, a scendere, a scendere. E come sappiamo, e come rivedremo, perché può succedere nella tipologia posturale che andremo appunto a cominciare ad analizzare, come potrebbe succedere in queste tipologie dove tutto l'alto del tronco parte in eccesso di cifosi in giù e quindi andrà a crearmi un grosso disturbo a livello dell'attivazione del diaframma, quindi della respirazione stessa e di come la respirazione dovrebbe interagire sulla mobilità respiratoria della colonna, di tutta la colonna stessa. Ok? Va bene fino a qua? Tutti a posto? Io vedo ogni tanto qualcuno, vedo Paola, Paola. Allora, sì, noi ci siamo visti 2 giorni fa a spasso per il parco e la sera ci hanno bloccato e siamo rimasti tu qua proprio. Vabbè, ci eravamo fatto veramente nel sottobosco una bellissima passeggiata e penso che ormai per un po' ce le scordiamo. Allora, dovuto a distanza, ovviamente. Dunque,
Allora, vi è chiaro fino a qua questo discorso, vi dicevo, importante perché andremo a vedere poi nella nostra struttura posturale di oggi che cosa accade appunto alla mobilità del diaframma. Allora, dobbiamo avere abbastanza chiaro, dico abbastanza perché chi non ha seguito il discorso approfondito ovviamente, però immaginate quindi un grosso cordone qua che vi parte qua in alto, potete anche andare a toccarvi. E che va a appoggiarsi e incollarsi sulla cupola del vostro diaframma che è a questa altezza, altezza quinta costola, e che si attacca anche sullo sterno, questa sacca endotoracica, e che quindi, quando io vado a sollevare il collo alto del dorso, vedete che automaticamente vi va a in realtà sollevare il vostro sterno e internamente, anche se non lo vedete perché la cupola del diaframma è all'interno della gabbia toracica, anzi devo scendere fino a qua giù con le mani, anche questa se io raddrizzo senza respirare, la mia cupola del diaframma andrà a salire insieme, quindi appresso a questa grossa freccia qua. Ok? Allora, oltre a questi quindi elementi trasversi addominali, questa grossa freccia endotoracica, che sono i due elementi che vanno a contenere l'eccessiva discesa della cupola del mio diaframma, okay, avremo tutta una serie di altre, diciamo, strutture accessorie, non posso dire muscolo perché è chiaro che la sacca endotoracica non è un muscolo di per sé, ma possiamo considerarlo un grosso legamento, ovviamente. Allora, oltre a questo avremo tutta una serie di tutti i muscoli intercostali che anche questi quindi mi permetteranno l'espansione della mia gabbia toracica, ricordandovi che nella mobilità respiratoria sono presenti tantissimi, esistono tantissimi muscoli inspiratori, pochissimi espiratori. Proprio perché l'inspirazione è quella che deve vincere la gravità e quindi per questo, per poter allargare il nostro torace e quindi per questo sono stati previsti tanti muscoli che possono favorire, aiutare questo duro compito che ha il nostro diaframma, perché è lui per primis che deve quindi attivare questo sollevamento e allargamento della gabbia toracica. Quindi tutti i muscoli intercostali presenti, quindi quelli inspiratori presenti come vedete qua su tutto il contorno di tutte le nostre costole intercostali. A questo vi ricordate, non entro nel particolare per chi non è addentrato, vi ricordate gli elevatori delle costole che anche lì ci siamo scervellati nell'ultimo weekend a Milano, gli elevatori, quindi queste frecce rosse che sono quindi dei piccoli muscoli che posteriormente, qua, questo è quello romano, non quello milanese, è rimasto in quarantena lì, quindi le nostre costole si vanno a articolare su questo punto qua, diciamo più o meno, ok, anche qua, e la mia costola quindi è su questo punto qua che si muove. Non è da davanti che si muove perché qua si va ad attivare un qualcosa che me la fa ruotare e quindi da dietro, okay, da dietro ruotando la mia costola da dietro, che cosa fa? Siccome è inclinata in avanti e in giù, ruotando da dietro, davanti succede questo, che si solleva e si allarga. Okay. Ma la mobilità parte da qua dietro, chiaro? Okay. E sono quindi questa mobilità un'azione di questi elevatori delle costole che quindi da dietro mi permettono alle costole di fare questo movimento. Okay. Allora, tutti i muscoli qua, elevatori delle costole, che sono rappresentati anche qua, ovviamente più limitati. E in alto, molto importante nella nostra pratica di yoga, e vedremo che anche queste strutture nelle flessioni in avanti potranno subire ovviamente delle
difficoltà a poter far muovere correttamente la nostra respirazione, dove qua in particolare in rosa, qua ce l'avete in rosso, abbiamo i nostri famosi scaleni, non i SCOM. I SCOM è facile, andate a toccarvi lì, quindi sono questi grossi cordoni esterni che collegano la vostra testa, il cranio, alla clavicola e allo sterno. Okay? Quindi questi due qua si dividono in due. Non so, io non mi vedo inquadrata sullo schermo, quindi spero che sono abbastanza inquadrata. E quindi questi due qua, e parte da dietro l'orecchio, le conoscete bene, perché vi chiedo sempre di utilizzarli questi SCOM, e potranno giocare un ruolo anche lì importante nella corretta attivazione e struttura della nostra catena, appunto, delle flessioni in avanti. Allora, chi si aggiunge, vi chiedo di togliere l'audio, perché sennò abbiamo dei rimbombi che possono dare abbastanza fastidio. Allora, quindi questi SCOM, quindi sono questi che stanno qua, che non sono rappresentati perché non sono muscoli respiratori, ma sono dei muscoli di mantenimento della testa sul tronco, di orientamento, di riequilibrio della mia testa in rapporto al tronco. I SCOM sterno, quindi clei. Sì, certo, sì, sterno, cleido e la clavicola, sterno, cleido, mastoidei e quella puntina qua, l'osso, c'è cioè questa piccola puntina che proviene dall'osso del cranio che sta proprio dietro l'orecchio. Togliete gli audi, mettete mute per favore. Allora, quindi. Bla bla bla. E quindi vabbè, questi quindi servono a orientare la mia testa, non hanno un ruolo respiratorio particolare, ancorché attaccandosi sullo sterno e sulle clavicole, a partire dalla mia testa potranno ovviamente anche lì comunque agevolare la mobilità delle costole stesse, ok? Però non sono prettamente, diciamo, respiratorie. Allora, ma nulla è isolato dal resto. I scaleni invece sono un pochino più in profondità, ogni tanto io proprio anche negli stagi di yoga posturale ve li tiro fuori, sono un pochino più in profondità, ma non neanche tanto, sono tre fasci, quindi che vanno a finire sulla prima e seconda costole, quindi sono ovviamente i muscoli più direttamente collegati a eventuale mobilità respiratoria e che si attaccano quindi sulle vertebre cervicali più o meno in mezzo, terza, quarta, quinta cervicale. Quindi siamo più o meno a questo punto qua del nostro collo, metà distanza tra avanti e dietro, metà distanza tra cranio e torace. La vostra prima costola sta sotto qua la vostra clavicola. E cercate di andare a sentirla, ovviamente se non c'è troppa, tra virgolette, ciccia, io vabbè, qua abbastanza magra. In realtà qua la vostra prima costola è molto stretta. Qua in alto non abbiamo un torace largo, è molto ristretto, non è più largo di questa dove io metto l'indice. In alto il torace si richiude un po' come un imbuto, quindi in realtà la prima costola è più o meno, va a girare più o meno qua e quindi va a ricollegarsi dietro sulla nostra prima dorsale. La prima dorsale è più o meno quella che vi sporge qua dietro sul vostro dorso, in alto. Andate a sentirla, quindi un po' sul lato. Io spero sempre di essere abbastanza inquadrato, un po' qua, quindi la vostra prima dorsale, ovviamente è difficile sentirla, voglio dire costola che parte qua dalla prima dorsale, perché sopra
e appoggiata la scapola, ok? Per orientare, ok? Quindi e va a girare, quindi un giro piccolo e ritorna qua sotto la nostra clavicola e si attacca allo sterno. Sotto la clavicola e qua abbiamo la seconda costola. Allora, togliete, mettete mute per favore, perché sennò non le altre persone hanno difficoltà a sentire tutti. Sì? Lo so, ma mi dispiace se qualcuno vuole intervenire, non mi può fare la domanda. Allora, ci provo. Allora, penso che questa muta, 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 muta. Forse management participant. Eccolo qua. Vi metto tutti muto, ma mi potete poi sentire? Cioè, no, sentire, se mi volete parlare, mi potete parlare? Ok, questo come la mando via? Posso fare clic qua, non è che chiudo tutta la comunicazione. No, ok. Posso. Allora, ok, quindi i nostri scaleni che si attaccano quindi sulla prima costola, quindi qua dietro la clavicola, seconda costola e c'è un terzo che va un pochino più posteriore sulla seconda costola, quindi sempre qua e si attaccano sulle nostre vertebre cervicali e quindi ovviamente questi potranno andare ad agevolare l'elevazione del nostro torace nell'inspirazione, a patto che ovviamente le nostre vertebre cervicali possano essere tenute in elevazione verso l'alto, perché se no questi scaleni, se il collo crolla come può crollare, come tenderà a crollare nella tipologia che andremo a vedere appunto questa mattina, se il collo tende a crollare in avanti, chiaramente i scaleni non avranno più la possibilità di poter interagire sull'alleggerimento della parte alta di tutta la struttura del tronco. E quindi sarà molto importante anche nelle nostre flessioni in avanti andare a vedere che cosa sta accadendo sia a livello cervicali sia a livello della testa collo. Chi mi segue già insomma, da un po' di tempo sapete quanto io insisto moltissimo su proprio questo spazio di appoggio del mio cranio sulle vertebre cervicali, quanto io cerco di stimolarvi molto a capire proprio questo livello articolare cranio-vertebre cervicale, perché tutto il gioco ispiratorio, come tante volte vi ho già spiegato, anche all'interno delle pratiche degli esercizi, tutto il gioco quindi del mantenimento delle vertebre cervicali in alto nella fase ispiratoria, in realtà avviene per primis dal mio cranio che deve poter quindi fare questo gioco. Okay? Dove si va, non dico inclinare in avanti perché darebbe un'immagine e quindi anche un'attivazione percettiva sbagliata, ma immaginare il mio cranio che si va a elevare e ovviamente essendo lievemente nel suo appoggio sulla colonna, essendo lievemente, tra virgolette, sbilanciato come appoggio all'indietro, ma proprio perché la colonna cervicale è in lordosi e proprio io lo vado, tra virgolette, non a flettere in avanti, ma a raddrizzare verso l'alto e questo darà la percezione che il mio collo, quindi esagerando un pochino
la nozione di questo movimento, quindi dove così la mia testa appoggia neutra, quindi una lieve lordosi cervicale, il mio cranio che quindi qua posteriormente tende, tra virgolette, a partire all'indietro, okay? Quando dormiamo che parte in avanti è perché siamo già in flessione in avanti, perché siamo appoggiati. Se io sono in questa posizione dove c'è tutta diciamo, una struttura posteriore che mi tiene il collo verticale, la testa è tirata leggermente indietro. Allora, senza entrare adesso in troppi particolari, immaginate quindi la vostra testa che per rimanere verticale è sempre tenuta qua da qualcosa dietro. Io per inspirare, far elevare il mio cranio. Dovrò permettere, quindi non vado a flettere la testa in avanti, ma vado a elevare il dietro del mio cranio verso l'alto, permettendo quindi un corretto allungamento di tutta la struttura posteriore. E vedremo quindi sui prossimi disegni, entreremo nel particolare di questo, ma vi ricordo che rimane uno degli aspetti motorio indispensabile, quindi spero che tutti a casa ci state provando, indispensabile per attivare quindi l'alleggerimento dell'alto del torace, ma soprattutto per permettere di tenere, di portare in elevazione non solo quindi il mio cranio, ma tutta la colonna, sia cervicale, sia dorsale. Ricordatevi quindi questa sacca endotoracica, il ruolo che ha nella gestione della corretta contenimento del nostro diaframma, della discesa della cupola del diaframma nell'inspirazione, e questa estensione verso l'alto della nostra cerniera, cranio, vertebre cervicali, permetterà finalmente anche in giù di andare quindi a decomprimere le nostre vertebre lombari, gli spazi intervertebrali, portando la respirazione sui nostri dischi lombari che ne hanno tantissimo necessità. Allora, ogni tanto mi dice che la connessione. Sì, mi fermo un attimo così chi ha domande, andate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Com'è? Allora, lo andremo a provare perché andremo a vedere che cosa succede. Allora, è chiaro che innanzitutto, diciamo, nell'ordinario, a livello cervicale come a livello lombare, perché anche lì è estremamente importante capire bene questo particolare, che sono quindi naturalmente in lordosi. Nella fase inspiratoria, queste due lordosi subiscono un raddrizzamento, una verticalizzazione, che non mi piace molto usare questi termini, perché poi se no vengono interpretati in maniera erronea, ma dove, grazie proprio a una corretta attivazione respiratoria, a partire dalla testa, a partire dalla gestualità di elevazione proprio del cranio, queste delordosi cervicali lombari avvengono creando una decompressione degli spazi intervertebrali e questa rimane fondamentale perché se ci divertiamo a verticalizzare il collo o peggio, peggio no, la colonna lombare senza decomprimerli, andiamo invece a creare dei danni sui spazi intervertebrali, sui dischi. Okay? Allora, il ruolo respiratorio, dal momento in cui sulla colonna mi deve proprio permettere questo respiro intervertebrale dei dischi, proprio per mantenere sani la loro nutrizione e quindi la loro giusta elasticità, avviene attraverso quindi queste delordosi, ma deve essere assolutamente in decompressione. E la decompressione avviene perché dall'alto
Sollevo in modo tale che, come se tutta la mia colonna fosse appesa dall'alto e quindi avvenga alleggerita, decompressa, e quindi lì, su quello io mi posso permettere di creare una delle lordosi. Ok? Poi chi eri? Ah, Francesca. No, se qualcuno ha ancora domande, vi lascio un attimino chiedere. Tutto chiaro? Allora, la difficoltà sarà ovviamente di capire bene questo meccanismo di attivazione, che già nella, diciamo, nell'ordinaria verticalità del tronco non è semplice da capire e da mettere in moto, ma voi siete bravissimi, lo so, io vi torturo anche molto di costante quando siete sotto mano, vi vado a rompere le scatole per attivare bene questa respirazione a partire appunto dalla testa. Ovviamente adesso andremo a vedere nelle nostre flessioni in avanti che cosa andrà a accadere sulla nostra respirazione. Allora, qua vi ho rimesso, allora, molto rapidamente perché ve l'ho rispiegato, ma è soprattutto questo disegno qua che ci potrebbe andare a interessare nelle flessioni in avanti, dove vediamo, quindi questo è il nostro diaframma, ok, che scende sulle vertebre lombari, perché ovviamente nelle flessioni noi ci andrà a interessare vedere sulla colonna direttamente che cosa accade, quindi questa freccia rossa posteriormente è quella che cercheremo di andare appunto a interpretare, analizzare, come però anche che cosa accade nella parte alta qua del nostro torace, perché anche lì nelle flessioni in avanti ovviamente il nostro torace tendenzialmente parte in gibbosità. Okay? Allora, su questo primo disegno che cos'è? L'ho già presentato alcune volte. La respirazione addominale, chi ha fatto il corso di Milano, uno clicca subito, mi dice di che tipo è, a parte che è scritto sotto. Dai, quelli di Milano, svegliatevi, di Milano, insomma, io, della scuola di yoga posturale. Matilde, bacio, due baci, anzi, tutto bene? No, perché ogni tanto mi appare qualcuno, so, come foto, varia, insomma, cambia. Quindi, allora, che tipo di respirazione è su questo primo disegno? Come si fa? Qualcuno, sì, chi me lo sta chiedendo sta parlando perché lo sento. Allora, basta mettere, togliere mute e mi parlate e rimette mute. A dinamica atonica. Allora, è quando praticamente noi andiamo a, quando inspiro, a gonfiare in avanti tanto tanto la nostra pancia. Allora, se ci provate anche come siete da seduti, qualcuno allungato, qualcuno insomma anche in piedi, gonfiate la vostra pancia, che cosa sentite che succede sulla vostra colonna lombare? Ve l'ho fatto sentire anche nelle lezioni di yoga, no? Le ultime che abbiamo fatto insieme. La colonna lombare, tramite questa parte posteriore del diaframma, quando gonfio in avanti, viene tirata in avanti in iperlordosi. Giusto per tutti? Ok? L'alto del vostro collo, che cosa gli succede quando gonfiate forte la pancia e lasciate ovviamente libero il collo? Che cosa succede? Che questa parte alta del vostro torace e il collo, anche questi vengono tirati in avanti e in giù, ok? In avanti e in giù. Quindi, quando il mio diaframma trova uno spazio libero di discesa, cioè quando non funzionano i trasversi addominali, questa freccia rossa, quando non funziona la tenuta della mia testa, come avviene nelle flessioni in avanti, tendenzialmente questo centro frenico, questa cupola del diaframma, non avrà i suoi freni inibitori. Se io
non ci sto attenta a proprio utilizzarli e dovrò metterli anche abbastanza di proposito, perché tendenzialmente la posizione in avanti mi lascerà i trasversi addominali un po' penzolante, gli organi addominali che gravano sulla parete addominale, anche dei trasversi addominali, quindi impedendo un pochino il loro lavoro di respinta all'indietro e verso l'alto della mia colonna lombare e dei pilastri del diaframma, piccola incisi, vi ricordate, abbiamo visto l'ultimo weekend a Milano come il diaframma a un certo punto inverte i suoi punti fissi e mobili, okay? Che vediamo su questo disegno, grazie a trasversi addominali, ricordate tutti? Allora, non vi sento, però se qualcuno non se lo ricorda, accende un attimino. Tutto chiaro? Ok? Quindi nelle flessioni in avanti noi ci ritroviamo fondamentalmente in questa situazione dove la nostra respirazione potrebbe tendere a diventare atonica, una respirazione diaframmatica, quindi dove ho difficoltà a controllare la discesa del mio diaframma e quindi sarà ovviamente, dovremo cercare di avere cura di andare malgrado la posizione di flessione in avanti, ma siccome noi siamo bravissimi, cercheremo di andare quindi a bene vedere l'interazione dei trasversi addominali e la tenuta del nostro collo alto del dosso. Chiaro? Passo avanti? Domande? Vado. L'espirazione brevemente si rilascia tutto, ok? Quindi l'espirazione rimette la colonna lombare nella sua naturale lordosi, i scaleni anche lì invertendo il punto fisso perché ho rilasciato l'elevazione della mia testa che ho attivato nell'inspiro, rilascio, gli scaleni riportano la lordosi cervicale nella sua naturale posizione. Il centro del mio diaframma risale facendo richiudere e riscendere quindi tutta la mia gabbia toracica, che okay? Quindi l'espiro e il rilasciamento dell'attivazione inspiratoria, okay? Al quale poi potremo noi, come facciamo nello yoga, aggiungere dei muscoli che sono prettamente espiratoria sì, pochi, sono molto pochi, chi è che accende un attimino e ricorda quali sono, io le faccio vedere su di me. Mi preparo. Ups. Chi è che parla? Francesca. Allora, come si chiamano? Obliqui interni. Che praticamente, quindi prendete, fate l'obliquo con la vostra mano, praticamente va a prendere qua tutte le vostre costole, quindi seguitele e appoggiatele il palmo della mano, prende anche qua la cresta del vostro bacino fino qua al ramo pubico, okay? Quindi allargate anche qua il mignolo, tutte le vostre costole e va in obliquo, come dice il suo nome, indietro, attaccandosi qua posteriormente sul vostro bordo del bacino, che avete fatto l'obliquo interno. Quando si contrae, quindi il muscolo che si contrae, che cosa fa? Raccorcia la sua lunghezza, quindi contraggo, che cosa mi va a fare? Mi stringe in giù, in basso, tutte le mie costole. E mi stringe anche qua il basso ventre. Rilascio, contraggo. Ok? E praticamente l'unico muscolo espiratorio, ne abbiamo ancora un altro? Chi è che me lo nomina? Piccolo dentato posteriore. È un muscolo che quindi troviamo, come dice il suo nome posteriore, che prende
qua le ultime costole, e le costole qua posteriormente, vi ricordo, andate a sentire come, dove sono situate. Questo piccolo dentato va a prendere le ultime costole, anzi devo mettere questa mano se no mi gira storta, va a prendere le ultime costole, sempre si va ad attaccare su questa parte qua posteriore, anche delle, mi sembra prende anche le vertebre lombari. Qual è la sua azione? Contrazione, mi chiude, mi tira giù posteriormente la mia gabbia toracica e me la restringe. Quindi avete l'obliquo interno, perché spesso funzionano in contemporaneo, e il dentato qua posteriore, inferiore, e quindi si stringono e mi fanno espirare, andando a stringere e tirare giù il mio torace posteriormente e lateralmente. Rapido ripasso, dove andremo anche, potremo anche, e lo andremo a vedere adesso nella nostra tipologia, i muscoli, anche qua i retti addominali, potranno anche giocare un ruolo di chiusura dello spazio addominale, ma non espiratorio. Allora, vediamo il prossimo disegno, eccoli qua. Cominciamo a vedere apparire un pochino quello che c'è qua sul davanti del nostro tronco, che è quello che mi permette di andare quindi a avvolgere in avanti, a richiudere in avanti quindi il mio spazio del tronco. Vi ricordate questa storia che vi ho appena tirato fuori? Allora, i vostri retti addominali partono qua su. Altezza quinta costola, eccoli qua, okay? I retti addominali. Okay? Quindi partono qua su molto in alto sullo sterno. Varie fasce e vanno ad attaccarsi qua giù sul pube. Quindi due strutture in superficie abbastanza forte, che collegano lo sterno alla linea del bacino. Allora, a livello percettivo, queste due strutture è importante anche lì raffigurarli, che possano, in realtà il loro ruolo è di mantenere allineato nella verticalità il mio sterno in rapporto alla linea del bacino, in modo tale che tutta la struttura del mio torace e addome possano appoggiare bene nella catinella, insomma mi viene il nome, la cuvette, la catinella del mio bacino, in modo tale che né parte in avanti, come potrebbe succedere se questi retti addominali non giocano correttamente il loro ruolo, quando mi vado a raddrizzare mi fanno partire esageratamente in avanti il mio sterno e ovviamente la mia pancia, andando a deformare poi posteriormente la colonna vertebrale. Quindi avremo questi retti addominali che purtroppo spesso vengono utilizzati proprio come muscoli espiratori. Noi, e ve l'ho già fatto provare in più esercizi, più volte, in realtà io quando attivo questi muscoli qua non mi permette, come avete appena provato, la chiusura, il restringimento e l'abbassamento del vostro torace. Chi ha la possibilità a casa, lo provate benissimo, ve l'ho già fatto provare, però è sempre importante andare a risentirlo, cerco almeno sull'immagine in verticale di rimanere inquadrata, mi vedete tutti, okay? Quindi io in questa posizione, già questa è una posizione che mi tiene aperto le costole, se vado a fare questo, quindi uso anche i retti addominali, o anche questo, le mie costole qua rimangono aperte.
Il mio torace qua rimane in allargamento, non sono muscoli espiratori, non me le fa chiudere. Per chiudere devo andare a usare invece questi muscoli qua laterali che abbiamo visto prima. Domande su questo? Allora, su questo disegno è abbastanza anche lì interessante, ogni tanto vedo dei visi che mi appaiono perché dicevo, e decide il collegamento chi mettere. Quindi, allora, vedete qua i vostri trasversi addominali, devo dire che qua sono abbastanza ben rappresentati, vi danno proprio un'idea, no, di questa guaina profonda che parte posteriormente dalle vostre vertebre lombari, prende tutto il bordo delle costole, tutto il bordo del bacino, quindi qua sono molto ben raffigurati. Okay. Sì. Sì, chi è che mi parla perché non vedo? Paola, Laura, perché non ti vedo. Dimmi. Espiratori, sì. Sì. Esatto, perché è chiaro che quando tu alzi la testa, lo fai tramite i retti addominali. Okay? Cioè, loro devono partecipare, tra virgolette, non possono non mettersi in moto, sennò è difficile sollevare le spalle, andare appunto a rotolarti, no? In rapporto addirittura alla gravità. Quindi io ho fatto vedere perché sono obbligati a usare quindi questi retti addominali. Malgrado che uso i retti addominali, le costole qua sul lato non mi si chiudono, anzi mi si allargano, okay? E quindi non hanno questi un ruolo espiratori, cioè diciamo a livello del torace, che cosa possono andare a provocare? Possono giusto fare scendere, tra virgolette, lo sterno, ma non mi restringono le costole. Considerando che diciamo, la più grande mobilità, diciamo, respiratoria della gabbia toracica proviene soprattutto dalla mobilità, diciamo, laterale più che anteo del mio sterno che parte in avanti e che ritorna dentro. È una mobilità, tutte sono importanti, ma la mobilità più importante è proprio questa qua dell'allargamento delle costole. Quando io chiudo qua le mie costole rimangono aperte, okay? E quindi è scarsamente, diciamo, espiratorio. Ma ok, può essere un coadiuvatore in determinate posizioni, ma sono questi che, oltre al rilasciamento di quelli inspiratori ovviamente, oltre alla gravità. Allora, la nostra struttura anteriore del nostro tronco, quindi qua rivediamo i nostri obliqui. Perché qua ovviamente sono, diciamo, le varie strati, no? Che vengono rappresentati. Allora, vedete questa fascia dei retti addominali ricoperto da una fitta rete di tessuto connettivale che serve proprio di collante, di scotch, no? A tenere insieme questi grossi retti addominali, non solo, ma su questo tessuto che si congiunge su questa linea, si chiama la linea alba. Su questo tessuto si attaccano quindi gli obliqui, quindi qua vedete quello interno, vi dicevo, prende le costole, tutto lo spazio del nostro bacino e va a finire quindi posteriormente sul nostro bacino. Qua avete l'obliquo esterno, che non ve l'ho nominato prima,
che è anche questo un grosso muscolo inspiratorio, appunto, che ha il ruolo di allargare la mia gabbia toracica, dove le sue fibre quindi andranno, attaccandosi qua sulle costole, a far allargare qua tutto il lato della parte più mobile della gabbia toracica. Perché vi dicevo, in realtà l'aspetto respiratorio è più importante su questa parte qua laterale bassa, perché è quella dove è più mobile, è quella dove i polmoni, ahimè, sono i più larghi, dove hanno più spazio. Muovere qualcosa qua in alto a livello respiratorio ha poco senso, un polmone piccolo piccolo qua in alto ha veramente quasi niente. La mobilità deve essere soprattutto su tutto questo spazio inferiore laterale, okay? E dove l'inspirazione avrà anche lì altri muscoli, vi dicevo prima, che non, di cui non vi ho parlato perché sennò ovviamente non arriviamo alla nostra struttura di oggi. E quindi sul nostro torace davanti ovviamente abbiamo questo grosso pettorale che conoscete tutti, che parte qua dal vostro braccio, e questo grosso tendine che sentite qua, e quando andate quindi a allargare il vostro braccio, quando fate ritorsione, è quello che tira tanto, ok? È il tendine di, quindi, di questo ventaglio che va a finire qua sul vostro braccio e che quindi va a prendere tutta con un enorme triangolo, va a prendere quindi tutte le nostre costole, prende tutto il nostro sterno e c'è anche una parte di questo gran pettorale che prende, non so se ve lo faccio apparire, eccolo qua, se lo vedete, che va a prendere anche la clavicola, perché devo fare una controforza, adesso lo dovreste vedere, giusto? Questa striscia qua. Che se lascio la controforza non mi appare più, okay? Che va a prendere quindi sempre il gran pettorale, che va a prendere la clavicola, ok? Allora andiamo avanti. Domande? Passo? Qua le ritrovate quindi schematizzati e vedete come i nostri retti addominali si fondono insieme al gran pettorale, per attaccarsi poi qua, quindi sul nostro braccio. Chiaramente anche lì, a secondo di quello che io andrò a fare con le mie braccia nelle mie flessioni, andrà a più o meno attivare l'arrotolamento, la chiusura quindi dello spazio anteriore del tronco. Su questo disegno rapidamente, vedete questo piccolo muscolo qua in basso? Allora, è l'ingrandimento di questa parte inferiore del nostro, dove i retti addominali si attaccano quindi sull'osso del pube, dove abbiamo questo piccolo muscolo piramidale dell'addome, dove nella lezione su Svadhisthana, che spero insomma che più o meno l'avete seguito tutti in qualche modo, o perlomeno per video, perché l'abbiamo comunque spedito a tutti, è come diciamo un rafforzamento del punto di attacco di questi retti addominali sul nostro pube. È come un qualcosa che quindi dalla direzione delle fibre, che si intrecciano, no? Con le fibre delle reti addominali per rendere più solida questo punto quindi di giunzione. Ok? Allora, passo. Sì, chi sei? Gaetano? Ma Gaetano di dove? Di Firenze? Ah, da Roma, da Napoli, sì, ok. Ciao Gaetano, dimmi. Allora, c'è anche lui, perché ovviamente ci sono i trasversi addominali. Che ti riportano indietro, no? Diciamo la spinta inspiratoria, che te la portano a creare questa mobilità particolare.
sulla struttura lombare come su a livello appunto dell'osso sacro, perché la colonna lombare appoggia sull'osso sacro. E quindi però c'è questa piccola forza che si sente effettivamente. Io appunto ve ne ho parlato perché io so che lì nelle lezioni ho cercato di evidenziarvi questo piccolo punto di forza che è proprio determinato quindi da questa piramidale addominale. Okay? Quindi così avete fatto conoscenza anche di quello. Io mi rendo conto, difatti, a me l'anatomia proprio non mi interessa proprio per niente. Infatti, prima vi dicevo il piccolo dentato posteriore, mi sembra che va su. A me quello che mi interessa è che questa immagine che io ogni tanto vi presento vi permetta di percepire meglio ciò che accade su di voi, cioè di rendervi più precisa sia la percezione, sia la direzione anche di forza di quello che si attiva, perché noi quello che vediamo, ovviamente su questo disegno, come anche su questo qua, è che la linea di forza di questa struttura anteriore del tronco è quello di portarmi verso il basso. E quindi, proprio perché è alla fine la struttura della terra, e quindi un qualcosa che mi deve permettere di radicarmi, e dove sento che come io attivo un qualcosa qua, tendenzialmente mi porta a questo senso di radicamento. E quindi dove l'azione anche di questo piccolo muscolo qua giù è quello che mi porta verso lo spazio del bacino. Posto? Vado? E qua vediamo un pochino di profilo in rapporto anche alla nostra colonna, che cosa accade. Quindi, allora, nel mantenimento, vi dicevo prima, dei nostri retti addominali, per tenere allineato il nostro sterno alla linea anteriore del bacino. Okay? E dove, vi ricordate che cosa abbiamo detto prima? Dove arrivano i retti addominali? Quinta costola. È un punto fulcro nella nostra, come posso dire, anche gestualità, ma direi come baricentro a livello del nostro torace. Andate a sentirvelo. Allora, come fate? Clavicola, facciamo che sia la prima costola, poi, a meno che non ci sia troppa ciccia, andate a sentire la seconda. La terza che si riconosce perché se pigiate un po' di più spesso è molto sensibile. Per via, chi è che me lo dice? Chi è che rende sensibile questo punto? Scuola di Milano? Di Posturale di Milano? Questo punto chi è che ve lo rende sensibile? Piccolo pettorale. Ricordate questo piccolo pettorale che si attacca qua e che finendo sulla scapola, lì sotto la vostra clavicola, quando è molto corto andrà a creare fastidio laddove si attacca sulle costole. Quando c'è verticalizzazione del collo, per esempio, il nostro piccolo pettorale è costantemente, tira costantemente su questo punto rendendolo sensibile. Okay. Allora, siamo alla nostra terza costola, continuiamo quarta, arriviamo alla quinta costola e lì ritroviamo quindi questo punto, vi dicevo, fulcro dell'equilibrio, della forma, dell'insieme della nostra gabbia toracica, che posteriormente questa quinta costola corrisponde all'ottava dorsale, che sarebbe l'ottava dorsale, che cos'è? Togliete il suono se non dovete parlare. L'ottava dorsale, che cos'è? È la sommità della cifosi dorsale, che sta alla stessa altezza della quinta costola. E certo, è più o meno l'altezza dove arriva la cupola del nostro diaframma.
e sta più o meno attorno all'altezza quindi della quinta costola, ottava dorsale. La cupola del diaframma, che parte quindi qua dalle nostre vertebre lombari e dalle costole, arriva a questa altezza e riscende un pochino davanti. Quindi è anche l'altezza del diaframma. L'abbiamo visto anche lì su dei disegni, vi ricordate come il diaframma è molto alto nel nostro torace. Qua sotto non abbiamo i polmoni, abbiamo gli organi addominali, tutto riempito dall'addome qua sotto. I polmoni in realtà sono di strutture abbastanza piccole e soprattutto abbiamo visto sono posteriori, non, davanti abbiamo praticamente quasi niente polmoni, cominciano sul lato e dietro e scendono più o meno fino a questa altezza, non più giù. Allora, vi dicevo, quindi questo è un punto di congiunzione molto importante dove arrivano i nostri retti addominali, che, dove si congiungono quindi con il nostro gran pettorale, che corrisponde alla sommità di cifosi dorsale, che corrisponde alla cupola del nostro diaframma. E quando voi andate a arrotondarvi in avanti, a partire da quale punto vi arrotondate? Questo punto. E da questo punto, che più o meno. Allora, lì mettono sotto mammaria, vabbè, dipende un po' dove il seno più o meno arriva, qualcuno gli arriva anche quassù. Allora, l'importante è a livello percettivo, quindi dove qua avete la punta del vostro sterno, qua l'altra parte, perché questa è un secondo, diciamo, la parte superiore dello sterno che si chiama manubrio, c'è una cartilagine che fa un piccolo angolo. Quindi noi siamo più o meno a metà distanza tra il nostro sterno ed è a partire da lì che io mi vado a volgere. Anche perché quando io mi fletto in avanti, il punto di maggiore, diciamo, cifosi è proprio a questo livello. Vado? Allora, quando mi ho fatto il weekend a Milano yoga, alla scuola yoga posturale, vedete che a questo punto c'è anche l'azione del dentato anteriore, ricordate le dita qua, il suo, che prende tutto l'insieme laterale posteriore della gavetta toracica, muscolo inspiratorio molto importante anche quello, sulla lateralità. E che anche lì il suo punto, diciamo, baricentro di forza, sempre a livello di questa quinta costola. Quando quindi l'attivazione comincia a diventare eccessiva di questa struttura anteriore, allora mi metto in piedi e mi dovreste sempre vedere sull'immagine lì. Che cosa ci è successo a sta povera signora? Siamo un po' tutti depressi e non c'è dubbio. Vabbè. Quindi la depressione che cos'è? È una carenza anche direi di affettività. È una carenza di terra, non possiamo incontrarci, non possiamo vederci tra familiari, tra parenti, vabbè, non aggiungo carico, lo capite benissimo. Difatti dicevo l'altro giorno a Paola, ci tieni conto che l'unico, diciamo, attualmente, no, punto di riferimento che abbiamo a livello affettivo, tranne chi ha il giardino, terrazzi che può pasticciare un po' in natura, rimane il cibo. Che serve a nutrire. Se manca tutto questo aspetto di nutrimento affettivo, anche per chi insegna da parte degli allievi, perché molti di voi insegnate, lo sapete bene, comunque
quanto questo rapporto affettivo è importante, nutre, cioè come l'allievo anche si nutre del rapporto affettivo dell'insegnante, anche l'insegnante si nutre di quello degli allievi. Allora, in questo momento noi siamo probabilmente in grave carenze e quando noi siamo in carenze su una struttura interiore, è quella della terra, quindi vi dicevo, è quella dell'affettività, è quella del rapporto con la natura, è quella dello stare anche sicuro. Cioè, io vi dicevo, ieri sono andata a fare la spesa, avevo la percezione di mettere in gioco la mia vita. Cioè, non è una bella cosa vivere in questo modo. E quindi è chiaro che questa struttura interiore della Terra in questo momento subisce dei danni, subisce delle mancanze. E quando interiormente ho uno squilibrio, che cosa succede poi nel corpo? Succede che la rappresentazione nel nostro corpo di questa struttura, quindi della Terra, può entrare in eccesso. E quando entra in eccesso, che cosa succede? Che ovviamente andrò un po' a rotolarmi. Allora, se avete la possibilità, se no fatelo anche da seduto, funziona anche bene, andate a mettervi in piedi, sapendo che questa struttura ha un suo punto principale a livello dell'addome. E tra un po' vi mando anche, facciamo un intervallo, vi mando anche a fare un attimino la pipì. Dove quindi ha il suo punto fulcro nello spazio addominale. Okay? Quindi dove io stringo questo spazio addominale, a partire anche dal perineo. Perineo è una struttura che appartiene, cioè un tessuto che appartiene a questa struttura della terra, come vedete raffigurato qua su questo disegno. Questa è tutta la struttura anche del perineo, che vedremo su una prossima lezione, perché lì ovviamente il discorso è molto complesso. Per il momento vediamo gli aspetti più diciamo facili di questa struttura della terra. Oggi volevo anche farvi vedere a livello del collo questa struttura della terra. Quindi è chiaro che quando uno si sente questo spazio che si stringe e dove anche il nostro sterno perde spessore, cioè come se a livello proprio del cuore ci fosse un vuoto che si crea. E vi dicevo, probabilmente noi in questi giorni e queste settimane, perché questo è, potremmo accusare un po' di problemi a livello di questa struttura. Allora, saper riconoscerli, saper gestire poi correttamente questa struttura a partire dall'aspetto fisico, per ridarci interiormente quindi una sufficiente larghezza di spazio del torace. Ah no, l'ultimo incontro che ho fatto è a Cagliari sul torace, quindi noi a Squadra di Milano l'abbiamo fatto insieme a livello respiratorio. Lo vedremo quando faremo in Kundalini lo spazio di Anahata. Allora, dove lo spazio del torace rappresenta l'io, lo sapete tutti ad ogni modo, e quando quindi qua qualcosa comincia a crollarmi verso il basso, comincia a perdere spessore, bisogna interagire, perché se no veramente perdere la fiducia in se stesso significa arrivare poi anche alla depressione, quello che vi dicevo, no, inizialmente. Allora, se volete, facciamo quindi 5 minuti, 10 minuti di pausa, anche perché così io già salvo tutto quello che ho in registrazione, perché il computer mi sta registrando due cose in contemporanea e quindi sto facendo uno sforzo immane. E quindi se volete, facciamo, se non avete domande su questa ultima spiegazione, a posto? Chiaro? Sì? Certo, c'è più difficoltà. Sarà più faticoso, sarà più faticosa l'inspirazione
e andremo a vedere che cosa succede alla nostra colonna, perché si ha difficoltà all'ispirazione e dove l'ispirazione andrà a giocare, insomma, a non far giocare perfettamente la nostra colonna vertebrale, sempre che non ci adoperiamo per farlo correttamente. Okay? Quindi assolutamente è una struttura, diciamo, che tendenzialmente lo potete già ben vedere perché c'è una depressione della gabbia toracica verso il basso e all'indietro. E quindi assolutamente, in francese, se va bene lì non è scritto, si dice che viene la brioche. Qualcuno magari si va a fare un attimino la colazione di corsa, la brioche addominale, quindi che corrisponde, allora vedete su questo disegno, perché io volevo mandarvi appunto a fare un attimino la pausa, ma so che c'è ancora da raccontare, è una tipologia che tenderà a far chiudere lo stomaco, quindi dove il primo luogo del mangiare non riesce a essere soddisfatto, mi si chiude lo stomaco. E forse quando noi vediamo le nostre città oggi, a me mi si chiude lo stomaco, cioè, vi dicevo, no? C'è un attimino di mancanza di questo anche riferimento, no? All'abitudine, l'elemento terra è anche l'abitudine, è anche il passato, cioè dove sta il nostro passato, cioè non c'è più niente da un giorno all'indomani, è qualcosa di totalmente diverso alle abitudini, sono anche appunto le abitudini queste, che all'improvviso ci siamo persi in tutto. E quindi io quando vado fuori, allora mi fa piacere perché devo dire che i romani sono molto disciplinati, questo spero che sia così dappertutto, da poter uscirne fuori prima, ma ovviamente vedere la morte fuori. Chiusura qua dello stomaco. Allora, se io stringo qua, gli organi dove andranno a finire? Andranno a gonfiare il basso ventre e quindi mi si chiude lo stomaco e mi comincia a uscire fuori la panzetta sotto l'ombelico. Ok?